Questa mattina i residenti di Via Borsellino a Borgo Mezzanone hanno bloccato il traffico e hanno protestato per le condizioni dello stabile in cui vivono. Le infiltrazioni hanno indebolito i muri perimetrali, le pareti traballano e un tanfo insopportabile fuoriesce dalla zona garage a causa della rottura delle tubature. I disguidi, partiti dalle ore 7, hanno interessato soprattutto la viabilità. Sul posto è giunta la Digos. Le proteste, che hanno prodotto quattro denunce per i residenti, sono state l'ultimo atto di una faccenda iniziata a settembre, da quando, inascoltati, i cittadini hanno in più riprese chiesto interventi manutentivi per scongiurare una nuova via Leggiotto. In 5 mesi però vi è stato soltanto un rimpallo di responsabilità tra il comune di Manfredonia ed il comune di Foggia, che si contendono la giurisdizione su quell'area. Per questo, in mattinata, sul posto ha fatto capolino anche il deputato sipontino Antonio Tasso, che da subito si è attivato, insieme a Forza Nuova, per trovare soluzioni per i residenti di Via Borsellino. Così come, in rappresentanza del comune di Foggia, sono arrivati il delegato all'emergenza abitativa Saverio Cassitti e l'assessore ai lavori pubblici Antonio Bove. Nel pomeriggio, dei tecnici del comune di Foggia effettueranno delle perizie sull'edificio pericolante e adesso si fa largo l'idea di uno sgombero urgente. Quei fabbricati adesso sono della banca. Noi come amministrazione comunale di Foggia, con tutto l'affetto verso le persone, no? Non possiamo spendere soldini per quelle palazzine. Perché? Perché noi abbiamo il decreto salvaenti che in un certo qual modo ci impedisce di fatto di prendere delle iniziative manutentive e quant'altro per ovviare al problema.